È stata una domenica rovente in tutti i sensi per la regione Abruzzo. Tantissimi roghi, presumibilmente dolosi, che alimentati dalle alte temperature e dal forte vento hanno messo a dura prova i soccorritori della nostra regione. L'incendio, di dimensioni più importanti, ha interessato la città di Pescara a partire dalle ore 14:30 circa, quando dalla zona del villaggio Alcione si è alzata una nuvola di fumo nero che ha immediatamente scatenato il panico tra i residenti. Scene drammatiche per un fronte che ha devastato la zona sud della città e in particolar modo la pineta d'Annunziana e i colli vicino con tre punti di innesco differenti. Le fiamme hanno raggiunto le abitazioni e si è verificato il fuggi-fuggi dalle spiagge. Le scintille, spinte dal vento, hanno di fatto incendiato anche le palme degli stabilimenti balneari. Un disastro di proporzioni inimmaginabili. Il sindaco Masci, intervenuto sul posto, ha immediatamente aperto il COC, mentre al palafiere di via Tirino è stato messo a disposizione un punto soccorso e raccolta per i cittadini in difficoltà e che sono stati evacuati dalle proprie abitazioni. Al lavoro per tutto il pomeriggio squadre di vigili del fuoco da terra con il supporto dall'alto di elicotteri e Canadair che in nottata sono riusciti a bonificare la zona interessata. Da questa mattina è iniziata la conta dei danni e presumibilmente il presidente Marsiglio, su richiesta del sindaco di Pescara, chiederà lo stato di emergenza al governo nazionale. Intanto la Procura di Pescara ha già aperto un fascicolo. Ovviamente non è per niente casuale, insomma, è inutile sperare che si tratti soltanto di casualità, di natura. Quando accade questo, accade esattamente nei giorni di maggior caldo, di maggior ventosità e in maniera così sistematica, anche scientifica, in punti di difficile accesso, in punti difficili da spegnere. È chiaro che c'è sempre, quasi sempre, la mano dell'uomo. Un dolore incalcolabile e anche difficilmente descrivibile. Da domani penseremo a come ricostruire, spero che chi ne ha il dovere cercherà anche i responsabili, se ve ne sono, di questo delitto che si è verificato oggi. Oltre a quello di Pescara, numerosi incendi hanno coinvolto anche le zone interne della provincia. Un rogo dalle ore 12:30 del mattino di ieri ha creato non pochi problemi a Farindola, dove sono state evacuate in zona Mirri 23 nuclei familiari e 3 attività per un totale di 58 persone. Problemi anche a Penne, Bolognano, Caramanico e San Valentino in Abruzzo Citeriore. In fiamme anche la bellissima costa dei Trabocchi con il territorio di Rocca San Giovanni devastato, incenerita la pineta di Valle Vo. Fumo e fiamme altissime si sono sviluppate a partire dalle ore 14:30 su un fronte di chilometri sia verso San Vito che verso Fossa Cesia. Anche qui è stato necessario far evacuare numerosi residenti. L'entità del rogo è grandissimo e anche qui si cerca la mano dell'uomo. Avvolta dalle fiamme anche la superstrada Val di Sangro in territorio di Fossa Cesia, con il fuoco che si è avvicinato pericolosamente alle aziende dell'area industriale in territorio di Atessa e Paglieta. Nel teramano a preoccupare maggiormente l'incendio di Altavilla nel comune di Montorio, dove una squadra del comando dei vigili del fuoco dell'Aquila è intervenuta per un incendio di bosco e sterpaglie e dove si è reso necessario evacuare la popolazione costituita da circa 60 persone. Paura anche a Valle Castellana, dove l'intervento di un Canadair e una squadra di volontari ha permesso lo spegnimento di un bosco di castagno e faggio. Pesantissimi gli effetti sulla viabilità, con treni in ritardo di oltre 400 minuti sulla ferrovia adriatica, caselli autostradali chiusi, automobili bloccate per ore sulle statali e sulle strade interne. Anche la TUA, azienda unico del trasporto abruzzese, ha dovuto modificare i servizi di collegamento.